senza vincitori né vinti al Villa dei Massimi. Le squadre di Calcagni e Miccio, giunte una di fronte all'altra come seconda e prima della classe, si accontentano di un punticino a testa. Il Grifone Monteverde scende in campo con Pignoloni tra i pali, De Dominicis, Bracaglia, Di Tommaso e Santoro in difesa, Visconti, Antonangeli e Cesare a centrocampo, Piatti, Tonelli e Menghini in avanti. Risponde la Vigor per Conti con Marchini tra i pali, Turco, Pietro Battista, Fasolo e Valentini in difesa, Orsili, Rossi, Giovannone e Ruggero a centrocampo, Finucci e Coccia compongono la coppia d'attacco. In avvio pungono sia rossoblu che blaugrana. Dopo 8 minuti Finucci raccoglie il cross di Orsili e il suo colpo di testa sfiora l'incrocio. Più ghiotta la chance che capita al 18° sui piedi di Menghini, che semina il panico prima di incontrare la super parata di Marchini, fenomenale a deviare in corner. Proprio sugli sviluppi dell'angolo, ancora Menghini protagonista, incornata fuori misura. L'equilibrio si riflette ancora con un'occasione per parte, se al 26° la girata di Tonelli sul cross di De Dominicis viene deviata. Poco prima dell'intervallo gli ospiti sfiorano il vantaggio. Turco sfonda sulla destra, il velo di Coccia libera Finucci, che fallisce il classico rigore in movimento. Sliding Dorsi in avvio di ripresa, la capolista reclama un fallo di mano di Bracaglia su cross di Valentini e nell'azione successiva subisce il contropiede. Pietro Battista tiene testa a Menghini, poi Marchini fa il resto con l'ottimo tempismo in uscita. Al 19° la spunta ancora il portiere della Vigor, un gatto a respingere la botta ravvicinata dell'ex Urbetevere. Il numero 1 di Miccio è delizia, ma rischia di diventare anche croce. Al 26° la combina grossa, Menghini non ne approfitta e il suo diagonale sibila il palo. Il numero 11 di Calcagni non ci sta e ci riprova poco dopo, ma il suo mancino è troppo debole per impensierire il man of the match. La Vigor mantiene la vetta, il Grifone si ritrova al quarto posto in quella che sta diventando una vera e propria altalena playoff.